In realtà la mia ricostruzione è abbastanza misericordiosa perché avrei potuto essere ancora più severo. Nella mia ricostruzione io penso che l'errore fondamentale sia stato di disincentivare i tamponi esattamente nel momento in cui stava diventando chiaro che andavano assolutamente incentivati. Nella settimana che va dal 23 febbraio al 28 febbraio, il professor Crisanti in varie interviste aveva ipotizzato che gli asintomatici potessero essere la maggioranza dei colpiti e aveva detto chiaramente che l'errore che era stato commesso nel non bloccare tutte le persone, mettere in quarantena tutte le persone provenienti dalla Cina era gravissimo. Aveva anche indicato qual era il problema che la politica doveva affrontare, cioè dotare di dispositivi di protezione individuale innanzitutto chi è al fronte, cioè chi è in ospedale. Questo, ripeto, tra il 23 e il 28 di febbraio vengono rilasciate due interviste chiave che dicono queste cose e vengono rilasciate da probabilmente l'unica persona, una delle pochissime persone che sarebbe stata in grado di gestire questa epidemia. La politica ignora completamente l'allarme della scienza. Questo Ecco, è stato gravissimo, mio parere. è stato Poi ci gravissimo il suo sono. parere, però andrebbe detto anche questo, professore, da tanto tempo che questo nostro spazio di approfondimento è diventato di fatto una sorta di telecronaca, purtroppo, del coronavirus e tantissimi, anche i più importanti esperti italiani, non soltanto italiani, sono passati qui a spiegarci le cose e dobbiamo onestamente, francamente dire che si è passati, faccio un esempio semplicissimo. Dalla mascherina solo per i potenziali contagi, i potenziali untori, alla mascherina per tutti indistintamente. Anche questo forse è stato un errore. Quando i cinesi fin dall'inizio ci dicevano: mi raccomando, sempre la mascherina per tutti, anche se ritenete di essere sani, anche se state in perfette condizioni fisiche. Quindi Sì, forse gli errori politici ci sono, ma forse anche la scienza ha dovuto adeguarsi al percorso del virus. io ho una mia interpretazione un po' diversa, naturalmente è discutibile come tutte le opinioni. Io non penso che sia stato un errore della scienza, anche se ci sono alcuni cosiddetti esperti che hanno mostrato la loro notevole irresponsabilità facendo dichiarazioni che era meglio non fare. Ma penso che sia un problema culturale dell'Italia. Mi spiego. Il discorso che è stato fatto era del tipo: se vuoi proteggere te stesso, è sostanzialmente inutile che metti la mascherina, senza completare il discorso. Cioè, se tu però vuoi evitare, non sapendo di essere contagiato, di poter contagiare gli altri, la mascherina mettila e come? Ora, questa è una differenza culturale. Nei paesi del sud-est asiatico, tipo la Corea, il Giappone, Singapore, eccetera, le mascherine sono dilagate, sono diventate obbligatorie perché c'era una cultura non di tipo individualistico. La gente non pensava solo a proteggere se stessi, per cui effettivamente la mascherina serve poco, ma a proteggere gli altri. E questo non mi sento di imputarlo alla scienza. Temo che si debba imputare di più alla forma mentis che noi italiani abbiamo, che i media hanno veicolato e a cui alcuni scienziati si sono adeguati. L'unica giustificazione che vedo, ma la vedo soltanto fino al 23 febbraio, quindi una data molto remota, è che il peso degli asintomatici è diventato chiaro soltanto tra il 23 febbraio, quando Crisanti ha cominciato a ipotizzare che fossero la maggioranza, e la conclusione dell'indagine Po, che credo sia una decina di giorni dopo, ma è l'unica giustificazione.